un terzo posto che lo mantiene al vertice del trofeo italiano rally dopo 4 tappe. Il cammino del driver di Cercemaggiore Giuseppe Testa nella Stegna AC Sport lo continua a vedere sempre sul podio, stavolta sul gradino più basso, in Trentino, al rally di San Martino di Castrozza, giunto in questo 2024 alla sua 44esima edizione. Eppure per il figlio d'arte su Skoda Fabia RS, la prima delle due giornate di competizione era stata notevole, secondo all'assoluto nello Shakedown e poi primo nella notturna a San Martino di Castrozza. Al sabato poi, nelle 3 speciali mattutine, una scelta di pneumatici troppo duri ha finito per penalizzare il pilota molisano, al via col navigatore Gino Batecola. Nel pomeriggio, complice la pioggia sull'asfalto, Testa ha preferito non rischiare, portando a casa il podio, che lo mantiene al vertice a metà del percorso del campionato. Il circuito tricolore prosegue ora infatti con il rally della Lana di Biella il 19 e 20 luglio, poi a fine agosto 30 e 31 il rally di Piancavallo nella provincia di Pordenone, il rally città di Bassano a settembre il 20 e 21 e a chiusura della stagione il rally di Como che rimessa al coefficiente maggiorato previsto il 12 e 13 ottobre. Intanto, questo in Trentino, al termine della prova, le sensazioni del pilota rilasciate ai microfoni di AC Sport. Abbiamo azzardato la scelta più dura e non ha pagato, però dai, ci sta anche che qualche volta rischiare può andare bene, ma invece non è andata male, però cioè, male diciamo tra virgolette, perché con tutto sommato per il campionato il terzo posto è buono. E nel secondo giro eravamo partiti con un'altra soluzione che era molto decisamente meglio e poi la pioggia ci ha messo il suo, quindi dai, abbiamo anche tirato un po' i remi in barca visto che il campionato se servono punti per il campionato e abbiamo guardato soprattutto a quello.